Côté Bastide. Stasera si mangia qua. Amici, benvenuti al Côté Bastide, a Saint-Foy la Grande. Siamo sempre qui in Périgord. Stasera mi bevo un bel vino di Gaia, guardate roba, uno chardonnay fatto qui. Dove lo chardonnay è proibito, infatti esce come vin de France. Ebbene sì, quando bevi dei vini così è giusto dire French wine is not them. Il vino francese non è morto. Allora, questo vino Gaia è del Chateau Barolier. Ho visto il loro sito, loro sono qua vicino, lavorano in maniera assolutamente artigianale, quindi fermentazioni spontanee. E questo vino in particolare fa alcuni mesi in barrique di 2 o 3 vini. Non è filtrato, solfiti 40 mg litro. Un vino interessante, sono contento. Bella bottiglia. Qui il posto è molto divertente, quello là è il Cédric, sono una coppia. Lui in sala, appassionato di vini, lei in cucina. Il ristorante, vedete, è informale, bello, pulito. Questa è la formula che funziona, secondo me, al giorno d'oggi. Ho visto che in carta aveva i vini di Stéphane Tissot, aveva i vini di Marcel Lapierre, aveva i vini di Domaine de l'Écu. Gli ho chiesto che volevo un vino del terroir su quello stile lì e mi ha tirato fuori dal cappello questo. Bravo. Amici, cominciamo la nostra avventura al Côté Bastide. Questo è un piatto, è un nem, preparazione thailandese, di confit di canard, siamo sempre qui, finferli, girolle, e poi una vinaigrette, un'insalata con vinaigrette al balsamico. Ma assaggiamo questo nem, sono molto curioso. In questo caso contaminazioni asiatiche sulla cucina di terroir perfettamente riuscita. Certo, amici thailandesi, il nem col confit è molto buono. È arrivato il piatto, ma guardate che bello sto posto, amici. Semplice, pulito, design. Belle sedie di legno e cuoio, design, c'è professionalità, è informale ma c'è molta professionalità, pane buono, guardate le posate, questo coltello Sheffield KYU, guardate che bello, i bicchieri, i fondi bicchieri italiani, come il consorzio, questo è come il consorzio, questo è uno dei possibili scenari futuri della ristorazione, e il tutto abbinato a grande ricerca della materia prima, nel vino, poter artigianali. Guarda, qui c'è una supreme di poulet del Périgord, salsa Montbazillac, eccellente, buonissima. E poi qui ci sono delle pomme grenaille, delle piccole patate. Assaggiamo questo pollo del Périgord. Assomiglia molto al pollo di Brest. Carne bianca, fine, pulita. Con questo vino è perfetto. Vai. Un dolce più estivo di questo non si può, amici. Zuppa di frutti rossi. Guarda, ci sono le framboise. Come si chiamano questi? Framboise. No, lamponi bianchi. Ah no, more di gelso. No, sono framboise bianche. Mirtilli. Sorbetto di Mara de Bois. Tipo... No, ma questo è un trollo. Mangio tutto io. E poi un financier che si preannuncia squisito. Solido, profumato di burro. Molto, molto buono. Facciamo scarpetta. Dessert davvero ben fatto. Mi sono dimenticato una cosa, questo si chiama culis, l'ho detto minestra. Sì, culis, lo dice tuo nonno, questo è culis di frutti rossi.